Dalla spianata delle moschee, Papa Francesco è sceso a visitare il muro occidentale di Gerusalemme, detto comunemente muro del pianto. Ha sostato in preghiera silenziosa per qualche minuto, toccando il muro con la mano destra. Al termine della preghiera ha deposto in una fessura del muro, come consuetudine per i fedeli, una busta da lettera contenente un foglio che riportava la preghiera del Padre Nostro in spagnolo, scritta personalmente. Quindi ha detto: «Ho scritto il Padre Nostro di mio pugno nella lingua in cui l'ho imparato da mia madre». In seguito il Papa ha scritto una dedica in spagnolo sul libro d'onore del muro occidentale, con una citazione dal Salmo 121. «Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi e le tue porte, Gerusalemme». Ed ha aggiunto: «Con questi sentimenti di gioia verso i miei fratelli maggiori sono venuto ora e ho chiesto al Signore la grazia della pace». Successivamente Papa Francesco ha visitato il mausoleo del Monte Herzl per deporre fiori sulla tomba di Theodor Herzl, fondatore del movimento sionista, accolto dal presidente israeliano Peres e dal premier Netanyahu. Quindi ha sostato brevemente accanto ad una stele nei pressi del mausoleo che ricorda le vittime del terrorismo.